sindaco Enzo Ferrandino, una mattinata importante al Palazzo Reale, perché almeno dal punto di vista della sicurezza e della diagnosi dei rischi si sono fatti passi importanti avanti, la tecnologia ci aiuta in qualche modo, aumenta almeno la sicurezza percepita. Sicuramente stamattina qui al Palazzo Reale Piazza Antica Reggia è stato presentato un lavoro che dal punto di vista tecnologico è molto avanzato e ci permette di avere dati molto affidabili su quello che è il reale rischio idrogeologico che abbiamo sul territorio. È un fondamentale e importantissimo punto di partenza ed è bello riscontrare gli organi dello Stato come il commissariato di governo capitanato dall'onorevole Legnini, stamattina i carabinieri del nucleo forestale siano fortemente in sinergia lavorando per darci questi dati. Questa è la strada giusta che è stata intrapresa e che sicuramente ridarà ai nostri cittadini, ai nostri concittadini un territorio fragile sì, ma più sicuro, perché ci sarà consapevolezza, saranno realizzate delle opere per mitigare il rischio, saranno fatte quelle attività di manutenzione che, così come ho avuto modo di ribadire, oggi come oggi sono strategiche rispetto a episodi come quelli che si sono verificati il 26 di novembre. Nei suoi saluti abbiamo sentito anche, diciamo, un appello, anche se molto educato, a prendere il toro per le corna, come si suol dire, di tutte le emergenze, ovviamente dando una priorità a Casamicciola, ma che non sia l'unica. Sicuramente dobbiamo lavorare velocemente partendo da Casamicciola, perché la parte del territorio maggiormente esposta a questo rischio e ancora oggi ha la cicatrice che diciamo, è ancora viva e quindi non è rimarginata. Però su tutto il territorio c'è bisogno di fare un lavoro veloce, concreto, perché i luoghi da mettere in sicurezza sono veramente tanti.